Bella ragazzi, sono Matteo, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in questo spaccato mezza scrivania, ma dettagli. Oggi siamo in questo nuovo video, molto molto bello. Praticamente siamo sul server Parkercraft, nella modalità fazioni, quella proprio antica, la old faction, quella proprio che se poteva distruggere quello che ci pareva. E gentilmente gli admin del server mi hanno concesso dei particolari poteri, e quindi andremo a fare dei bellissimi scherzi a coloro che stanno giocando a questa nuova modalità da poco inserita, facendogli credere che siamo delle entità spirituali tipo Aerobrine o tipo Entity 303. E infatti possiamo anche spawnare, far apparire tutti quanti questi personaggi, e quindi siamo davvero euforici. Allora, prima ho seguito uno mentre non stavo registrando, e praticamente ha una casa. Ecco qui, qui sotto. Io sono invisibile in questo momento, sono... Allora, riusciamo ad uscire da qua. Io sono invisibile, infatti se mi vedete, cioè sono tipo invisibilissimo. Questi sono molto utili, cioè sono tipo i blocchi più utili della storia, ma ok, dopo li utilizzeremo. Quindi lui non mi vede. Allora, praticamente, dov'è l'entrata della casa? Qua c'era l'entrata della casa. Che succede? Io ho fatto una specie di corridoio in modo che possiamo fargli entrare dentro il suo, dentro la sua base, tutta quanta l'acqua del lago. Ecco. Ok, perfetto, vediamo cosa dice, vediamo cosa dice. No, 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 eccolo. Albion Messi. Vediamo, aspetta, nascondiamoci qua. Niente, non se ne è accorto. Ok, cazzo, mi ha visto, perché mi sa che abbiamo le particelle attive. Infatti si vedono tipo le particelle intorno, ogni tanto, eccole. Si è appena accorto che è entrata l'acqua. E noi adesso andiamo a prendere l'altra acqua. Che cazzo sta facendo? Dove sta andando? Sta andando su, oddio, di tappo, io lo ammazzo, lo soffoco. Ti prego, ti prego. No, è riuscito a scappare, merda, 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 ci ha visto. E adesso gli andiamo a far spawnare Entity 303. Anzi, no, facciamogli spawnare Aerobrine. Così, così, così. Girati, amico, girati, 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 ti prego, girati, 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 ti prego, girati, girati, girati. Mi sento male, ti prego, te lo faccio riapparire qua. Mi sto sentendo troppo male, vi giuro mi sto sentendo male. Cosa cazzo sta picchiando l'aria? Dai, vieni, vieni, sono lì, sono lì, vieni, sono qui, dai, vieni, girati, girati, caro Albion Messi. Cazzo fa? Sputa le cose, c'hai il riflusso esofageo, gastroentero, vai. Mi sto tagliando proprio male, raga. Cioè, vi giuro, è la cosa più bella che abbia mai fatto tutta la mia vita. Girati, ti prego, girati adesso. Girati adesso, ti prego. Ti prego, girati adesso. Girati, ti prego. Cioè, c'ho Aerobrine in casa. Girati. Girati, ti prego, girati. No, che cazzo fai? Ma che... te le spacco le casse, mo, se non ti giri. Ok, abbiamo cambiato vittima. Adesso siamo da Alex 316, che non si aspetterà assolutamente che un Aerobrine sta per apparirgli dietro. Becca adesso Aerobrine dietro. Non ti spaventi? Eh? Si è cagato in mano. Si sta cagando in mano. Si sta cagando. Io lo faccio apparire qua. Vai. Dai, vai di là, vai di là, vattene, vattene, vattene. Dai, chiudi le porte, chiudi le porte. Dai, se hai il coraggio, chiudi le porte. Dai, vattene. Vattene, chiudi le porte. Dai, io te lo metto dietro le porte, proprio, appena le chiudi. Velocerbe. Ok, glielo mettiamo qua. Pam. Appena aprono quella porta, che muoiono a dire poco. No, raga, voglio 3000 like per questo video, raga. Vi prego, è la cosa più bella che abbia mai fatto. No, qua non posso costruire, mortacci di Pippo. Ce l'hai dietro? Girati. 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 Non si gira. No, raga, questi stanno veramente intrippando. Questi veramente li stanno cagando sotto. Il prossimo episodio lo facciamo tipo con Entity 303. Poi con nulla, raga, li facciamo con tutti. Aiuto! No, vabbè, raga, non ci posso credere. No, no, li faccio scendere così, li faccio scendere così. No, vabbè, no, vabbè, che taglio.
No, raga, se scendono mi taglio veramente tanto. Scendi, scendi. Li faccio scendere, prego. Li faccio scendere con i diamanti. Ok, ok, devo far scendere. Anzi, no, forse è troppa roba. Io ho dato i diamanti. Scendi, scendi, ti prego, scendi. No, con i diamanti lo faccio, guarda. Scendi giù. Scendi giù. Scendi giù. Ragazzi, siamo i più geni del male. No, adesso se potevano rompere le scalette, mannaggia. Per il prossimo episodio mi faccio dare i poteri anche per poter rompere i blocchi dentro le fazioni. No, ragazzi, questi stanno veramente cagando sotto. Cioè, c'è questo che se gli spawn un'erobra indietro e si gira per qualche motivo. C'è veramente erobra, però è divertente. No, raga, facciamogli seguire un percorso. Facciamogli seguire un percorso. No, raga, c'ho un'idea bellissima. Un'idea bellissima. Ok, vai via. Creiamo una trappola e li facciamo cadere. No, veramente. Cioè, un'idea più che spettacolare. Allora, adesso facciamo innanzitutto tipo il totem di Herobrine. Quello che si fa con la Netherrack. Con, boh, non so che era il blocco d'oro, quindi gold. Poi prendiamo diamond block e lo mettiamo insieme alle torce. Cosa sto facendo? Sto facendo una trappola. Qui ci ho messo tipo i totem di Herobrine. Anzi, guarda, io direi distanziamoli. Anzi, no, questo qui era giusto. Così, così e poi così. Intanto dobbiamo assicurarci che qui non vengono. Poi, qua creiamo un altro di questi. Un altro spazio, così. Perché se ne accorgono che lo stiamo costruendo, è finita. Allora, qua ci mettiamo un altro blocco d'oro. Questo col fuoco sopra. Perfetto. Qua così, così, così. Perfetto. Poi che facciamo? Qua creiamo un buco così gigantesco, giganterrimissimissimo, in modo che proprio se cascano muoiono. E sotto ci mettiamo la lana blu, così a caso, che magari sembra un po' acqua, cioè può sembrare un po' acqua, dai. Sì, da qua su sembra veramente acqua, perfetto, ma comunque non ci andranno mai qui ovviamente. Che bugia. Allora, innanzitutto qua spianiamo un po', che dobbiamo levare un po' tutta sta roba che non serve a niente. Ecco, l'acqua proprio non ci voleva. Poi, che facciamo? Qua ci mettiamo tutti i blocchi d'oro e due blocchi di diamante, totalmente a caso. E poi qua ci mettiamo questi. E indovinate, qua davanti ci mettiamo i blocchi invisibili, che loro non li vedono. Così, così e così. Poi tac. No, aspetta. E vedete, questi scompaiono dopo un po'. Cioè, dove si fanno? Oh, un blocco. Boom! Bitches. Ok, io direi. Eccoli, sono arrivati. Oddio. Al momento giusto. Andate a prenderli. Andate a prenderli. Vai Alex. Dai, sì, c'è acqua. Tanto tranquillo, c'è acqua. No, non vanno. Vai. Chi va? Ciao. Chi va? Vai zombie boy. Vai. Non va nessuno. Va Alex. Non va nessuno. Non c'è niente, tranquillo. Chi va? Vabbè, vi ci spingo io, tranquilli. Oh, poverini. No, ce l'hanno fatta, si sono salvati invece. No, uno no. Si sono salvati tutti quanti, mannaggia. E poi gli spawniamo Herobrine qua. Cazzo, peccato che non sono caduti dentro la trappola. Raga, nei commenti consigliatemi altre trappole. Guarda come si sono salvati, complimenti veramente. Questo è rimasto scioccato, paralizzato. Porca puttana, c'è un mega altare in oro e diamante. Ma ragazzi, stiamo sconvolgendo tutto il percorso. E io direi, qua distruggiamo tutto. Leghiamo le prove che ci siamo stati, via tutto. Allora ragazzi, scena bellissima. Allora, praticamente io stavo costruendo questa trappola dietro la loro, diciamo, casa. Praticamente quella sembra acqua, in verità è lana. Quindi se si buttano pensando sia acqua, in verità è lana. E che succede? Qua ci sono tutti quanti i blocchi, quelli bloccosi, quelli che diciamo non ti ci puoi, cioè non puoi passare, quelli invisibili. E di qua io prima avevo messo Herobrine, loro sono usciti a fare la croce. Adesso lo rimetto sperando che, cioè, mi raggiungono, diciamo. Perché se io adesso metto Herobrine qua, gli metto un po' di fiamme così, no? E poi metto i diamond block qua proprio. Allora, devono riuscire a... No, non lo farete mai il ponte, dovete lanciarvi. Dai, buttatevi, ho levato anche Herobrine, buttatevi. Cosa cavolo vi costa? Oh, chiusa così, fai zack. Cosa stanno facendo? Ok, l'hanno avuto loro. Allora, creiamo una croce in diamanti, raga, vi prego. No, raga, questi impazziscono, i cartelli mi servono. Leviamo questi che sono inutili. Allora, creiamo una croce così in diamanti, capovolta. Proprio il massimo della blasfemia. E ci mettiamo Herobrine qua, così.
Crea Herobrine. Perfetto. E lì non gli rompe le scatole nessuno. Poi ci prendiamo un po' di questa Netherrack. La mettiamo qua e qua. E ci mettiamo Fire e Fire sopra. Ok, dai, venite. No, si è buttato! Mortaccio, è quasi vivo, non si sa come. E mori. Questo si è buttato veramente pensando fosse acqua. Però è troppo basso per ucciderlo. Ah, vogliono colpirlo con le frecce. Adesso lo facciamo sparire. Sapete che facciamo? Facciamo la, proprio la botta finale. Adesso non c'è più. Adesso li facciamo andare tutti quanti di là. E poi qua gli facciamo il panico. Crea NPC Herobrine. 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 Stanno impazzendo. Anzi, rischiamo un libro perché i cartelli non me li fa mettere. Libro e penna. Andatevene dal mio territorio. Avete 30 secondi. Herobrine. Prendilo. Prendilo. Intanto gli diamo tutti quanti gli NPC qua di Herobrine. Gran finale. Gran finale. Abbiamo vinto, ragazzi. Herobrine ha vinto. E gli schiamo un potevate ascoltarmi. Ok ragazzi, quindi per questo primo episodio, per questa diciamo prima cosa, non so cos'è, episodio, non so, è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un bellissimo mi piace, un commento qui sotto, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, i prossimi scherzi, i prossimi misteri, i prossimi tutto. Da Matteo Ferro è tutto, fatemi sapere nei commenti soprattutto delle trappole da poter fare nella prossima puntata, così ci divertiamo un po'. Da Matteo Ferro è tutto, vi saluto, linea allo studio.